Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti.